che è quello che sto cercando di fare anch'io con mia figlia. Anch'io ho una figlia di 9 anni e va a scuola, ovviamente, come tanti bambini. Una parte centrale del libro è dedicata al tempo che si dedica alle cose. Quanto adesso ci vuole a seguire una lezione, per esempio, a prendere appunti, e come invece andrebbe fatto. Non perché nell'età moderna uno debba prendere appunti in maniera velocissima o registrando con una macchina che poi ti traduce il testo e ti trovi i testi scritti, ma perché lo stesso fatto di trascrivere le informazioni che recepisci e sintetizzi fanno di te una persona che impara. Ora invece non si fa più, no? E mi piaceva molto come tu hai imparato a prendere appunti. Beh, perché prendere appunti, arte che va scomparendo, è effettivamente un'arte. Io personalmente l'ho imparata con la professoressa del ginnasio, io dalle medie ero tutto contento, ragazzini che eravamo, diciamo, quasi inconsapevoli del mondo del liceo, invece comportava, nel caso del liceo classico soprattutto, uno studio faticoso. Ma la professoressa di greco e di latino, che è il ginnasio, quella che ti occupa più tempo, passò più tempo a insegnarci come si prendevano appunti, dicendoci, piuttosto che non sulla grammatica greca, perché dice quella la potete sempre vedere, prendere appunti invece non sta scritto da nessuna parte, posso solo trasmetterlo. E ci fece capire come prendere appunti fosse davvero frutto di una gerarchia mentale, di una selezione che tu fai mentre l'altro parla, che comporta selezionare quello che dice, notare qual è la cosa importante e fermarla sul quaderno, non con la frase stessa. Se tu riportassi tutto saresti un registratore, ma lo stesso problema ce l'hai col voice recorder. Se registri tutto, poi a un certo punto una selezione la devi fare. Siccome questa è una generazione, quella dei nostri figli, che tende a non fare più questa gerarchia perché tanto immagazzina tutto, e nel libro dedico parecchio all'alibi della memoria digitale, invece col tempo la selezione la dovevi fare tu prima, e dunque ti dovevi segnare un sostantivo, un aggettivo piuttosto che un verbo, magari non ti serviva, un avverbio se era molto importante, e dunque mettere su quel quaderno solo i punti importanti. A casa li dovevi riprendere in mano, integrarli col testo, e poi avevi maturato un percorso cognitivo. Non sarà stato sempre il migliore di tutti, ma era comunque un percorso che aveva senso. Oggi questo non c'è più. O si registra o si fotografa, la tua gerarchia personale te la farai non so quando, tutti i tuoi ricordi sono precipitati in un hard disk, o in una penna, o in oppure in un cloud, nella rete, e non saprà, tanto non li pescherai mai più. Pensate alle foto, ma non li distinguerai più, non gli darai più una gerarchia. Lo stesso ragionamento ho provato a fare sulle foto, no? La foto su carta comportava una selezione prima, in fase di progettazione, ci pensavi bene prima di fare una cosa perché poi l'avevi perduta. Erano 12, 24, 86 e basta, se non c'avevi il banco di rullo delle macchine più grandi, come quelle svedesi o quelle tedesche. Ma se eri un dilettante, quello c'avevi, dunque stavi ben attento a fare, anche perché in fase di stampa poi ti facevi fare il provino, non tutti i negativi li stampavi, non tutti erano venuti bene, c'era tutto un discorso dietro. Poi